domani sarò al concerto di Morgan, domani sera, venerdì 19 gennaio, e ho pensato che poteva essere una bella idea potergli regalare un ritratto, una caricatura. In questo caso qui sto realizzando una caricatura e sto anche così ascoltando delle sue canzoni che ora abbasso e guardando l'ultimo video di Roxy Barr per vedere un po' come lui è messo in questo periodo qui, quindi capire il suo look. Devo dire che è invecchiato veramente tanto. Il tempo passa per tutti. Poi Morgan per me è veramente uno dei cantautori preferiti italiani. Sono cresciuto con i Blu Vertigo, mi è sempre piaciuto come personaggio. Mi ricordo un suo concerto qui a Pordenone, cui partecipai, e ricordo benissimo come se fosse ieri che gli schizzai una piccola caricatura in un foglietto, gliela tirai e lui la raccolse dal palco e se la mise nel taschino. A distanza di tutti questi anni, ora faremo un piccolo disegno da regalargli e vediamo se domani riusciamo a consegnarglielo e magari a farci un selfie assieme. Eccoci qua, allora avrei anche finito, porterò la caricatura per Morgan, ne ho fatta un'altra. Magari non gli piace, magari con un altro asso nella manica riesco a conquistarlo. Eccola qua. Questo è il Morgan, diciamo, però di qualche anno fa, un look un po' più dandy, dove comunque ha questo ciuffo, questo sopracciglio che è caratteristico di Morgan e questa ruga che ha sempre qui, che insomma ne ha due in realtà, ma ne basta disegnare una in realtà. E ora vediamo un po' com'è andata la serata. Speriamo di beccarlo. Questo è il pacco già pronto con la caricatura. Si entra in teatro quasi pieno, c'è un po' di fila, fra poco entriamo. Siamo entrati, sono anche qui con Miroslava Pasquali, ok, che finirà sul video di questa settimana. E ora vi faccio vedere il Capitol Event Hall. Molto di classe. La serata è stata incredibile. Morgan ha sfoderato brani di David Bowie. This is ground control to Major Tom. You really made the ground. And that almost went to know. E brani suoi che tra l'altro sono stati richiesti anche dal pubblico, alcuni tipo il suo brano Cavallo di Battaglia Altrove, che è stato poi il brano finale. Un tempo era semplice, ho sprecato tutta l'energia per il ritorno. Bene, e queste sono le immagini in cui noi ci siamo un po' fotografati con il nostro paladino, ecco, diciamo così. E lui tra l'altro ha preso in mano i disegni e ha detto sono molto belli, è stato molto gentile, davvero. Il problema è che appunto andava di fretta, anche perché non aveva un giubbotto, perché nessuno si era preoccupato di mettergli qualcosa sulle spalle, visto che era anche un pochettino infreddolito, aveva paura che gli venisse qualche congestione o roba del genere, quindi abbiamo dovuto smammare e andarci. Bene. Io spero che il video vi sia piaciuto, spero che i disegni vi siano piaciuti. Il tema, il concept principale dei miei video sarà sempre il disegno, sempre la creatività. Vi invito a mettere un like a questo video, a iscrivervi al canale, e ho notato che moltissimi su YouTube consigliano di cliccare la campanellina per avvisarvi che il video che sto per mettere è online. Beh, allora a quel punto cliccate la campanella, così almeno sapete che potete in quel momento andarlo a vedere. Grazie mille e grazie a tutti veramente per l'ascolto. Per me è già una grande conquista riuscire anche a esprimermi e a esprimermi sempre meglio a ogni video che io faccio. Okay.
dai primi video effettivamente mi sento un po' migliorato nel modo di esporre le cose. Ovvio che dovrei sempre scrivermi un canovaccio, ma ancora no, non lo faccio, sono un po' svogliato. Grazie ancora.